le prime notizie di venerdì 1 marzo. A Strudà, frazione di Vernole, nel Salento, un pensionato 87enne con problemi di deambulazione, tanto da muoversi con il girello, ha accoltellato alla schiena un elettricista colpevole di non avergli riparato l'impianto di videosorveglianza e poi gli ha sfasciato l'auto con un bastone. La vittima, un 54enne di Torchiarolo, se l'è cavata con ferite superficiali. L'anziano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. Il professore lo avrebbe accusato di avergli rigato l'auto con lo zaino e lo studente, quindicenne, lo ha aggredito fratturandogli un omero. È accaduto all'esterno dell'istituto alberghiero Morante di Crispiano, in provincia di Taranto. Il docente è stato ricoverato in ospedale, indagano i carabinieri. Avrebbe adescato uomini su un'app di incontri per derubarli approfittando di momenti di distrazione. Un 31enne di Modugno è stato denunciato per furto dalla polizia della BAT, che gli ha notificato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Si sarebbero rivolte a un boss mafioso per vendicarsi di un automobilista che le aveva insultate dopo essere passato con il rosso. Due vigilesse della polizia locale di Bari sono state sospese nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra mafia e politica. La droga, circa 700 grammi di hashish, era nascosta in barattoli di marmellata e barrette di cioccolato, a loro volta custoditi nella cassetta telefonica condominiale. Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Taranto dai carabinieri. E sempre a Taranto, in uno stabile di via Laghi di Monticchio, i falchi della squadra mobile hanno arrestato e posto ai domiciliari due giovani trovati in possesso di una cinquantina di dosi di cocaina. La casa, occupata abusivamente, è stata sequestrata. Tre condanne per la morte di Alessandro Morricella, l'operaio 35enne dell'Ilva, morto nel 2015 dopo essere stato investito da una fiammata sul piano di colata dell'Alto Forno 2. 6 anni di reclusione all'allora direttore dello stabilimento, 5 anni al direttore dell'area Ghisa e al capo area. E 2 anni e 3 mesi di reclusione per omicidio stradale aggravato sono stati inflitti a Luciano Contini, il 25enne materano che nel gennaio 2023 con il suo furgone travolse e uccise, dopo un sorpasso azzardato, il 35enne di La Terza, Francesco Nigro, che era in bicicletta. Una tonnellata di alimenti, tra cui formaggi freschi e stagionati, sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS di Taranto all'interno di un caseificio che è stato chiuso perché utilizzava acqua di non attestata idoneità al consumo umano. Vincenzo Cesario, 63 anni, titolare della Comes di Taranto, è il presidente della Camera di Commercio Unificata di Brindisi e Taranto, il primo dopo l'accorpamento dei due enti camerali. Prossimi passi saranno l'elezione della giunta e la nomina dei vicepresidenti. Meteo, dopo le piogge di ieri, ultimi rovesci sul Foggiano, dove la protezione civile ha emesso per oggi un'allerta gialla valido sino a questa sera, per piogge, temporali e possibili grandinate. Sul resto della Puglia, ampie schiarite, temperature in lieve calo ovunque, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Molto mossi il canale d'Otranto e l'Adriatico al largo, mossi i restanti mari. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.